Ciao a tutti, il video di oggi iniziamo così. Nella mia routine ho scoperto più che altro un nuovo spazzolino per migliorare l'igiene orale. Mi trovo molto bene e lo voglio condividere con voi. Il spazzolino è da Oaklin X Pro Digital, è un spazzolino favoloso. Approvato da Connect Checking con SEHR Good. Adesso vi presento questo spazzolino. Abbiamo comunque anche quattro testine per ricambio. C'è questo astuccio per viaggio, ad esempio se vogliamo viaggiare, che comunque se lo mettiamo qua all'interno possiamo anche metterlo in carica. La confezione include un spazzolino elettrico, quattro testine, due testine per il controllo della placca e due testine per la cura delicata. Per cui voi ad esempio se in famiglia siete di più persone basta prendere soltanto spazzolino elettrico. Ad esempio possiamo aggiungere, non so, fare qualche segno sulla testina nel modo di sapere ognuno che è suo. Ha una custodia da viaggio ricaricabile, un supporto da parete 2-in-1. La batteria dura fino a 30 giorni. Abbiamo l'applicazione sul cellulare che la possiamo scaricare. È molto motivante soprattutto per i nostri bambini. Vi dico il perché: che comunque quando ti lavi il dente, dopo che vi siete lavati per 2 minuti i denti, il spazzolino fa vedere, ad esempio sul display, che ha comunque un display con touch screen, sul display ti esce fuori il percentuale che avete lavato di denti. Se non avete lavato, ecco, tutti i denti, allora lui ti dice 70% lavati di superficie, no? In base ai sensori che lui ha, o 80%. E quando ti li lavi tipo al 100%, in qualche modo ti premia e ti dà delle stelline. E che è molto motivante per i bambini, no? Che gli metti comunque i timer sullo spazzolino elettrico e lui sa che deve stare tutto quel tempo a lavarsi i denti. E soprattutto per andare in ogni dentino a lavarlo bene, con l'idea che dopo verrà premiato con qualche stelina. Vi lascerò il link nella descrizione del video. Il spazzolino fa 84 miglia di movimenti al minuto. Se ci sono delle aree che ti mancano durante la spazzolatura, il punteggio è inferiore a 90 punti e anche te lo mostra sul display dove c'è l'area rossa che non è stata lavata bene. A questo punto lui genera automaticamente un piano di spazzolatura supplementare e voi dovete ripassare affinché arrivate al 100%. Ho fatto la colazione e sono arrivata da vivaio, voglio prendere un po' di piantini per metterli nell'orto. Adesso prendiamo un po' di broccoli, un po' di, insomma, vediamo che piantini hanno. Pensando a una cosa, come l'essere umano è molto sorprendente. E come fa a emozionarmi così tanto di arrivare a vivaio, prendere le piantine per impiantare per l'autunno. Cioè, sembra assurdo, però è una felicità immensa dentro di me. Infatti ho fatto un sbaglio quest'anno e volevo dirvelo anche a voi, o se magari sarete più attenti. Avevo messo l'anno scorso i bulbi di tulipano e questi fiori primaverili. E così è successo, non li ho tolto perché ho detto che primo anno li lascio. Di solito io, anche la mia mamma a casa sua, lei ogni 2 anni toglie il bulbo, perché se non li toglie lui va sempre più profondo. Però mia mamma dice che ogni 2 anni, ecco, lei li toglieva, e volevo fare stessa cosa io. Poi e quando sono andata a controllare bulbo adesso qualche giorno fa, mi ero accorta che erano tutti marciti, e vi dico il perché. Di solito loro non marciscono, possono stare anche più anni. L'unica cosa è che loro vanno sempre più profondi. Invece io li avevo messi nella aiola
E quando io bagnavo l'aiola, che avevo comunque lì le ortensie, cosa è successo? È che loro erano sempre bagnati, bagnavo sempre quel pezzettino di aiola e loro avevano troppa umidità e la umidità li hanno fatto marcire. E meno male che me ne sono accorta adesso, perché se no davo per scontato che io i bulbi di tulipani ce li ho e mi svegliavo in primavera che non mi faceva dei tulipani. Per me il tulipano è il fiore più bello in assoluto, per cui non me la sarei mai perdonata se io stavo in primavera veniva e non avevo i tulipani nel mio giardino. Però penso che adesso è ancora presto, adesso vediamo se trovo anche dei bulbi di tulipano. Allora mi compro anche un po' di bulbi, però li metteremo molto più avanti. Ancora fa caldo adesso, non li voglio mettere adesso, anche perché di nuovo farò lo stesso sbaglio, bagnare l'aiola e dopo mi si marciscono questi bulbi. Che tanti di voi, no, fate stessa cosa che faccio io, per cui è giusto anche quando sbaglio, ecco, di farvelo notare anche a voi, che così almeno voi non sbagliate. Stamattina sono andata anche a farmi le unghie, ho fatto una mandorla non troppo appuntita. Vabbè, mi piace di avere sempre le mani in ordine. Quando faccio le unghie, di solito tutto il giorno sto a guardarle, no? Per 2 giorni in continuo le sto a guardare, perché c'è comunque la mano molto curata, tutta la cuticola pulita, tutte si vedono bene. Ho guardato un po' la vetrina qua dal vivaio, vedo che quest'anno va molto di moda sui vasi, sugli elementi decorativi, su vari oggetti, questo marrone scuro. E ho notato che anche i vestiti, i cappotti, le giacche, ecco, fanno tanto un marrone così scuro. Bene, a me ad esempio piace questo colore tantissimo. Io ogni volta quando incontro l'angolo per i bambini, per il giardinaggio, adoro. Io semplicemente comprerei tutto. Sarà perché quando ero piccola desideravo tanto di avere, no, tutto mio, tipo la scopa piccola per annaffiare i fiori, questi colorati così. Però sono molto belle, non lo so, ma attirano molto la mia attenzione quando entro in questi vivai e vedo l'angolo con tutto per i bambini, così da giardino, li trovo affascinanti. Ho trovato delle piantine molto sane, belle, come le volevo io. Vi dico in che modo mi sono organizzata con l'orto invernale. Ad esempio, ho preso varie specie di cappuccio, overge, broccoli, radicchio e mi sono organizzata così. Ho preso alcuni di 75 giorni, alcuni di 100 giorni, alcuni di 120 giorni. Magari con stessa verza l'ho presa sia di 75 giorni che di 120, giusto per averli sempre, ecco. Così quando quella di 75 giorni ormai non produce, allora avrò quell'altra. La stessa cosa ho fatto con il radicchio. Ho preso varie specie di radicchio e anche così prendo 75 giorni, 100 giorni, 120 giorni. Adesso vedremo in che modo, ecco. Vedremo insomma cosa mi uscirà, che comunque è la prima volta che faccio questo esperimento, però insomma io penso che se ci mettiamo l'amore e la cura come si deve, sicuramente la terra dopo ci appagherà tutto il nostro sacrificio. Ho fatto comunque, ho scavato un po' di terra perché voglio mettere questo qua telo per le festanze. Voglio mettere questo telo, per cui magari ho pensato che mi verrà più facile se io prendo questo telo e lo metto leggermente in questa buca cavata e dopo soltanto sposto la terra, così lo fisso meglio. Vedo comunque che nel completo entra anche, ecco, per fissarlo. Adesso vediamo, non ho mai usato questi, vediamo se riuscirò a, adesso apriamo e vediamo quello che riesco a fare.
lo faccio un po' con la fiamma, perché sennò dopo lui si apre tutto e poi con il tempo si distrugge. Ho fatto una buca di scavato anche qua, comunque prima lo voglio fissare. Ecco qua, ho fatto proprio un bel lavoro, l'ho fissato bene anche con la terra, speriamo che non esca. Adesso con questo faccio dei buchi, non lo faccio con le forbici o con il coltello, perché sennò dopo si aprono questi fili e si rovina con il tempo. E comunque lo voglio tenere per un po' di anni questo, vediamo come si comporterà. Allora faccio questo, ho questa parte che c'è un po' di ombra, per cui preferisco mettere le piantine che sono di 75 giorni, 80 massimo, che comunque adesso loro c'è ancora il sole, no? Perché siamo comunque ancora in fine estate, invece quelle che ad esempio sono da 100 giorni o 120 giorni li metto in un posto dove è direttamente al sole, che magari con un rischio di metterle all'ombra. Allora, mi aiuto con questo. Allora qua abbiamo cuore rosso, un cappuccio cuore rosso di 75 giorni. Ecco qua, è già passato un po' di tempo da quando abbiamo fatto l'orto autunnale, loro già sono cresciuti grandi, ecco belli. Radicchio, sono proprio delle belle foglie sane, che belli che sono. Avevo messo anche quattro zucchine,
Pensavo che magari fosse tardi, però no. Secondo me che riuscirò ancora a mangiare ele e zucchine anche in questo autunno. La gallina morosetta si è messa qua a covare. 3 giorni fa sono venuta ad aprire i pulcini e l'ho vista che stava covando. Adesso ho fatto questo, ho preso i pulcini che già sono già grandi, che adesso ve li farò vedere, e li ho messi dall'altra parte con le galline, così ho lasciato qua spazio a lei. Solo che ho visto che sotto ha soltanto un uovo suo, adesso metterò più uova. Ho trovato le uova, diciamo, fertili, sono le uova di razza. Allora qua sono delle uova, delle galline livornese, se non sbaglio si chiama. Invece qua ci sono le uova della gallina Amrock. È una specie di gallina grigia, è molto bella. Li ho comprati, ho fatto fatica a trovarli, però alla fine li ho trovati su Facebook, su un gruppo dove condividono, ecco, tutto per galline. Voglio prepararli comunque un nido, che così la metto lì e mettiamo anche le uova fresche. Uova? Lei già quest'anno, anzi questa estate, è già la seconda volta che sta covando. Che è piccola, non so neanche quante uova mettere. Adesso provo a spostarla. Sicuramente dall'inizio si infastidisce un po', però dai, vediamo com'è. Vediamo se vuole accettare queste uova. Che qua questi sono già i suoi pulcini, che sono cresciuti già grandi, che sono già cresciuti. Per cui li ho messi qua con le galline, così io ho lasciato spazio a lei. Anche quest'anno mi voglio preparare per l'inverno questi sott'aceto, che sono molto buoni. Voi potete tranquillamente usare i peperoni dolci, quelli classici. Io preferisco questi perché sono molto più polposi e molto più saporiti. Li taglio quasi a metà e poi li tolgo i semi. A proposito, alcuni di questi semi li conservo, li metto da parte, che così il prossimo anno voglio proprio seminare questi semi. Li metto prima, li lavo bene e li metto ad essiccare. Vado meglio per pulirli, li taglio così e dopo li apro, perché se io inizio a fare da qua il buco, tanta di questa polpa lo dovrò buttare, perché se insomma ti viene un po' difficile di iniziare a pulire per di sopra. Invece così mi dice è molto più. Ecco, rimane la polpa tutto sul pezzo che mettiamo dopo a conservare. Li sbatto un po' così dei semi. Poi anche se rimane qualche seme, non è che succede qualcosa. Possiamo lasciare anche dei pezzi così interi, però io preferisco farli più fini. Ecco, in questo modo. Loro comunque dopo si ammorbidiscono e non saranno proprio così tanti. Diminuiscono delle... Ecco qua. Io preferisco di metterli in barattoli da 700 ml o anche da mezzo litro, che così quando apro non bisogna che stia tanto tempo aperti, se non si mangiano tutti. Ecco, preferisco i barattoli più piccoli, che così rimangono più freschi. Per questo anche le marmellate e tutto quanto preferisco mettere in barattoli un po' più piccoli. Qua ho già pulito tutto, ci sono alcuni semi, adesso comunque li pulirò meglio. Ora mi sono rimasti 3, anzi li ho messi io da parte, che questi li voglio mettere in forno con dei peperoni dolci, che così li metto in forno, li tolgo la pellicina, li frullo tutto e dopo li metterò a congelare, che sicuramente voi avete già visto il video. Adesso mi preparo acqua,
aceto, sale e basta. Un po' di pepe nero, sì, vabbè, qualche granella di pepe nero. E la nostra conserva sarà pronta. È molto buona per l'inverno. Allora aggiungiamo l'acqua, mettiamo zucchero. Sale. Olio. E aggiungo un po' di pepe nero. L'aceto lo mettiamo dopo. Quando inizierà a bollire, metteremo l'aceto. Adesso che inizia a bollire, aggiungo l'aceto. Scaliamo bene, adesso già il zucchero si è sciolto, il sale si è sciolto, non si sente niente. Io adesso comunque per la mia comodità, perché vedete che già qua è piena la casseruola, e io per la mia comodità adesso divido tutta questa acqua con tutto quello che abbiamo messo in altre due casserole. Come faccio tre casserole così mi viene più pratico. Quando aggiungerò anche dentro i peperoni così sarà ottimo. Adesso loro comunque rilasceranno anche il loro sugo, la loro acqua, e di conseguenza sarà molto più liquido. Magari dall'inizio vi sembra che sono tipo senza liquido, però statene certa che dopo un paio di minuti, quando inizia a bollire, loro qui rilasciano l'acqua che sarà anche la più buona. Allora, da quando inizierà a bollire, adesso questo liquido dentro, li dobbiamo lasciare massimo 8 minuti. E questo proprio vi fa preoccupare, stati 10 minuti, ma veramente non di più, perché diventano troppo morbidi. E che adesso è iniziato a bollire, da adesso guardiamo 8 minuti. Ogni tanto comunque veniamo e lo premiamo così, così, ecco, si cucinano tutti, uniformi, che magari questi che stanno di sopra. Ecco, se notate bene, adesso si è aumentato anche del liquido, c'è molto più liquido. Vedete come già cambia il colore? Questa qua tipo metà è già stata dentro nel liquido bollente. Allora mettiamo i barattoli a sterilizzare, perché comunque loro non vanno più nel bagnomaria, per cui dobbiamo sterilizzarli bene. Io li ho lavati, adesso li mettiamo a sterilizzare. Avevo letto che alcuni di voi non li sterilizzano, cioè va bene, fate come volete, nel senso io, se magari, ecco, ci sono quelli 5 minuti in più finché bollisce l'acqua, finché li mettiamo, però preferisco, ecco, perdere 5 minuti ma non di rischiare che magari dopo non mi si conservano bene. Li mettiamo a bollire. I peperoni si sono già pronti, adesso li spengo, vedete quanto liquido ha lasciato? Per questo dicevo dall'inizio non aggiungete più acqua o che vi sembra più con meno liquido, perché dopo anzi, ecco, mamma che buon profumo qua. Ecco, anche i barattoli mi sono già sterilizzati nel forno, adesso preparo tutto. Metto prima i peperoni e dopo mettiamo il liquido, così metto su tutti i barattoli lo stesso liquido, che magari non mi esce una con troppo liquido o una con meno liquido. Li metto sotto una tovaglia e li lasciamo a calduccio, che così loro fanno sottovuoto come si deve. Ecco qua, ho già messo tutto a calduccio, così domani li porto in cantina, intanto li lascio qua.